Simile, diciamo, è un profilo di lancio, di inserimento in orbita molto simile a quello del mio volo Soyuz di qualche anno fa. I sedili, devo dire, sono un pochino più comodi. E poi la cosa interessante, che è stata molto diversa, è stato che abbiamo passato un periodo abbastanza lungo a bordo prima di arrivare sulla stazione spaziale, no? Sulla Soyuz erano state solo 6 ore, praticamente non mi ero mossa dal mio seggiolino, ero rimasta legata fino all'attracco. Mentre in questo caso abbiamo avuto un profilo, credo, sulle 17 ore, quindi sono appena arrivati in orbita, siamo potuti uscire dai nostri sedili, abbiamo cenato, tra virgolette, insomma, abbiamo avuto un pasto, siamo andati a dormire, abbiamo avuto un periodo di riposo nominale di 8 ore, ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, quindi abbiamo proprio abitato dentro Dragon per queste 17-18 ore fino all'attracco. Beh, sono state 3 settimane, devo dire, piuttosto intense. Prima abbiamo avuto un cosiddetto handover, quindi una sorta di passaggio di consegne con l'equipaggio che ci ha preceduti, Crew 3, e sono stati davvero bravissimi e generosissimi nel trasmetterci in questi 5-6 giorni che abbiamo passato insieme tutti, no, i trucchi e lo stato, diciamo, attuale della stazione spaziale. Poi loro sono partiti e abbiamo iniziato la nostra missione vera e propria, con l'inizio insomma, le prime sessioni dei vari esperimenti, un po' di attività di manutenzione. Abbiamo avuto anche qualche problema inaspettato. La settimana scorsa abbiamo per 3 giorni abbiamo dovuto fare un po' di manutenzione alla toilette che aveva qualche problema, e adesso c'è, insomma, qualche giorno di lavoro quassù, e poi il fine settimana effettivamente arriverà il dimostratore, il volo di prova di questo nuovo veicolo che si chiama Starliner, che quando andrà a regime sarà un secondo veicolo, oltre a Dragon con cui ho volato io, che porterà equipaggi sulla stazione spaziale e farà le rotazioni nominali. Quindi se la missione avrà successo, per la prima volta uno Starliner attraccherà alla stazione spaziale senza equipaggio. È un volo di prova senza equipaggio. Però sicuramente è davvero interessante vedere un nuovo veicolo. E poco dopo arriverà una missione cargo che porterà moltissime attività scientifiche, quindi avremo più o meno 30-40 giorni estremamente intensi quando ci sarà questo veicolo a bordo, perché ci sarà molta scienza da fare durante quella fase, in modo da poter poi portare i vari campioni di nuovo a terra con lo stesso veicolo quando riparte.